di realizzare, si dimestra in una valanga che travolge l'immagine della persona che si fa. Vuole assaltirla da sé, sono molti eroi adesso. Avanti un attimo, grazie. Onorevole. Al centro, Luca, scusa, Luca, qua un attimo, grazie, perché ancora di qua, Luca, vai, al tuo passo, grazie. Io ringrazio il Castello Totani di questa introduzione, ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare naturalmente tutti quelli che sono stati vicini, perché questo è uno dei rari casi in cui un programma è nato con calma, per cui se va male è colpa mia. No, scusanti, perché abbiamo avuto tutto il tempo per se va bene, niente, invece è una squadra bellissima, nel senso che abbiamo avuto modo di lavorare per quasi 6 mesi con calma a pensare quello che avremmo voluto fare, cioè abbiamo inventato il programma, non veniamo da un format, non veniamo da nulla, quindi gli autori abbiamo cercato di fare qualcosa che ci piacesse, che ci emozionasse veramente. Abbiamo pensato di fare uno show che è molto legato alla cross mediale, perché pensavo che mi fa piacere che sia parte anche della strategia di Tele come la 7, che non si può fare nulla, oggi è tutto cross mediale, oggi uno può dare una notizia in televisione, dopo un secondo su YouTube, blocchi YouTube, parti un SMS che rimbalza da un'altra parte e in diretta peraltro torna sulla televisione generalista, per cui tanto valeva invece di escludere i nuovi media, portare internet, portare tutti i media dentro la televisione generalista. E questo spettacolo in parte così il pubblico è su degli sgabelli comodissimi, peraltro, perché può seguire lo spettacolo in varie direzioni, non è orientato in una certa maniera. In mezzo c'è una pista che comunica con due diversi palcoscenici, ci sono ovviamente dei label, delle cose su cui arrivano messaggi dalla rete, saranno in diretta con i TV blog che commenteranno in diretta, qui noi possiamo rispondere rispetto a quello che accade. Ovviamente c'è la struttura classica degli ospiti, perché avremo degli ospiti e c'è un gruppo musicale strepitoso, sono 6 musicisti pugliesi, tutti originati da Puglia, che suonano da Dio, sono qui dentro il conservatorio, però ha una capacità di raccontare e poi magari se volete fare domande anche loro, insomma,